Ben ritrovati qui su LCK per il secondo game fra Live Sandbox e Africa Freaks con i primi sull'1-0. Sì, è stata una gran bella partita, davvero ben combattuta, draft simili, con sfumature, soprattutto per quanto riguarda la botlane, molto più propositiva in early game, la botlane dei Sandbox, Kalista Leona, con la quale è stato guadagnato grosso vantaggio, grossa priorità sui draghi, un pochino più late game oriented, quella provvista di Kalista e Braum. Per i Africa Freaks invece, Leo protagonista appunto tra le file di Africa Freaks di ottimi teamfight sul finale di partita che stavano consentendo agli Africa Freaks di rifarsi sotto nonostante fosse già presente l'anima per i Sandbox. Infine, su quel fight valido per il drago antico, Leo non ha trovato la stessa sorte, non è riuscito a dispensare le catastrofi di DPS che aveva trovato nei fight precedenti e anzi è stato isolato molto bene da Summit che prima lo chiama al di fuori del fight come un torero con il drappo rosso e poi Fate lo calcia via per buona misura per assicurarsi che questi non possa mettere DPS. A quel punto quintetto dei Sandbox che si ricompone, si divora il quartetto con isolato il povero Leo e va per il drago antico? No, va direttamente verso il Nexus perché hanno grande tempo visto che c'è un dead timer importantissimo a quel minutaggio, 35 minuti circa stiamo parlando e quindi c'è tutto il tempo del mondo per premere verso il Nexus nemico e per aggiudicarsi il primo bellissimo game di questa interessante best of 3. Non credo cambierà molto a livello di draft, queste sono due composizioni che vogliono lavorare con queste wombo combo da teamfight, hanno una buonissima gestione della fase di corsia che da questo split non viene più così frequentemente sperperata come nel caso di Africa Freaks nello split primaverile, giocano molto bene a ridosso dei fight e davvero si tratta di barriera meccanica e di micro decision making. Avrà la meglio chi rimarrà più composto nel proseguo della serie. Spero non giochi un fattore importante l'aspetto psicologico per gli Africa Freaks che potrebbero trovarsi un pochino magari affranti visto che hanno perso un game dove stavano mettendosi in condizione di vincere. È durato molto e sicuramente è Vero. stato snervante. Vero, anche pensando soprattutto a Leo e quello che stava facendo negli ultimi due teamfight, prima di quello decisivo, stava portando il suo team sulle spalle e lo stava veramente portando alla vittoria. E come hai detto prima, gli Africa Freaks, dopo il 25esimo minuto, stanno confermando di essere un team di tutto rispetto. Non sono più quel team in cui dici: che minuto è il 25? Ah, ok, la partita è finita. No, invece ora sei sicuro che il game sarà comunque godibile e pieno di sorprese. La domanda che mi pongo è: a chi andrà questo Pog? Chi Oh, vincerà il Pog in questo caso? tosta, molto difficile ora che me lo dici. Proprio perché è stato un bel game da ambo le parti, da ogni singolo membro di ogni singola squadra, mi viene molto difficile. Mi aspetto che non sarà facile per la broadcast crew internazionale andare a esprimere un voto. Il mio, non ricordo il KDA, non ricordo esattamente perché comunque le statistiche fanno molto per l'attribuzione del POG, ma credo che Fate da questo Lee Sin abbia veramente estratto il possibile. Molto, molto insidioso in flank, molto bravo anche a frontlaneare e a guadagnare istanti preziosi con quel kick nei confronti di Leo sull'ultimo teamfight. Davvero, credo se lo meriti, credo ci possa stare benissimo, ma hanno fatto grandi lavori i supporti da entrambe le squadre, gli AD Carry sono stati protagonisti di bellissimi momenti, Leo naturalmente si stava caricando il team in spalla, Prince con quella giocata in cui ha danzato al di fuori dell'Haymaker mettendo un sacco di danni su Fly e su Sett. E sarà Fate, Ok. appunto. Fate su questo di sì. Il KDA è decisamente buono, 8-2-6. Così come buono il suo DPM, il suo damage per minute. Protagonista davvero di tantissime iniziative. Questo importantissimo retrade che trova nei confronti di Keen, andando in teleport a rispondere al dive. Signature pick, signature move direi di Keen Red. E poi trova davvero tantissime iniziative con cui propizia anche l'uccisione di Red nella mid lane. E qui credo sia proprio quello il fight. È proprio lui, è proprio lui. Guarda qui, calciato istantaneamente Leo, appena questo Che dasha in direzione di Summit. aspetta, però una domanda da farti: cioè, lui l'ha kickato mentre stava andando con l'istinto omicida, Sì? ma l'iterazione arriva a fine. Cosa ti sorprende? Arriva a fine dell'istinto omicida, o l'istinto omicida era più vicino? Secondo me ha cleansato in ritardo Leo, perché il cleanse è stato utilizzato, ma si è fatto tutta la traiettoria del calcio senza rispondere di cleanse. Ok. Probabilmente è rimasto anche lui un po' stordito dalla velocità con cui Fate ha messo a segno questo calcio, ma quella è una cosa che probabilmente Fate aveva già preventivato di fare, perché
La velocità di esecuzione è tale per cui penso abbia bufferato la sua R, quindi prima ancora che Leo si trovasse in range per il calcio di Fate, Fate stava già guardando altrove, stava già tenendo gli occhi puntati su Leo, e appena Leo è entrato nel range utile, passando per il range di Lee Sin, perché era un dash, un istinto omicida destinato a Summit, quello che stava utilizzando Leo, Fate ha eseguito il calcio e ha sbalzato Leo dalla sua traiettoria di istinto omicida, quindi è stato veramente clutch. Stiamo parlando di una parata proprio all'incrocio dei pali, ha tolto la ragnatela e ha salvato il risultato al 94esimo. Fantastico questo calcio di Fate. Molto bello, soprattutto pensando, ripeto, al fatto di come poi il fight potesse quasi sembrare in una andando verso la zona di Africa Freaks, e poi tutto questo ha portato a far sì che Leo non facesse tutti il DPS che voleva creare sulla linea nemica, ed invece quello che ha potuto fare tranquillamente Prince, grazie proprio a Fate. Ora si ritorna sulla selezione di Pick and Ban e gli Africa Freaks decidono di ripartire dal Blue Side. Ok, Blue Side, che avevano avuto anche Game 1? Perdonami, non Sì, ricordo perché Africa benissimo. Freaks Sì, contro avevano scelto l'Innocent 7. Sì, Box. avevano scelto Sì. 7 e avevano aperto la draft lato blu, selezione di 7, rispondono Kalista Rumble. Ok, sì, mi piace perché evidentemente hanno già preparato una serie di draft da questo lato. Quella che hanno ottenuto al game precedente era di quelle buone. Molto nervoso il coach che si tocca i capelli, molto nervosamente va a contemplare le statistiche, contemplare le possibili strategie da mettere in atto da questo lato blu di sua selezione. Vediamo come si apre la Champions Select. Io non credo vedremo molti cambiamenti. Torno a dire, le due draft erano entrambe molto valide. È stata una questione di mera esecuzione sul late game. Forse un pochino più di rispetto per Kalista, per non dover soffrire così tanto il 2v2. Prima del primo drago potrebbe essere un leggero cambiamento alla draft. Per ora nulla cambia. Primo ban per gli Africa Freaks, sempre Akali. Primo ban per i Sandbox è sempre Ezreal. I Sandbox che avevano poi bannato, se ben ricordo, anche Varus e Xin Zhao, esattamente in quest'ordine. Lucian anch'esso era stato bannato da parte degli Africa Freaks nella prima tornata. Leona questa volta, non ricordo quale fosse il terzo ban per gli Africa Freaks, ma sicuramente Leona non figurava visto che se l'è potuta giudicare Effort. Eh sì, questo Leon è il primo ban che cambia, è il ban che potrebbe cambiare tante cose. Dall'altra parte di Sandbox, infatti, rimangono un attimo fermi, dicono: aspetta, qual Credo fosse è Renekton la prima. scelta che vogliamo fare? Sì, mi sembra fosse Renekton anche a me. Qui Tosto, stanno questo ban è molto pensando importante, Varus, sempre no, Varus. rimangono. Sempre Varus. Quindi un solo Beh, però cambiamento qui arriva rispetto al ban di un'idea, prima. eh. Infatti, l'idea è: cosa fai a Africa Freaks? Prendi Rumble. Ok. Set Diana, questa di solito è la prassi. Però Vedremo se sarà così. costringi a saltare Kalista. Chi lo sa se saranno disposti a saltare No, Kalista. oppure, scusami, hanno già Kalista Rumble. 7. Prendi Certo, Kalista certo, 7 e poi in certo, certo. terza. Oppure. Oh, sì. Lasciano Loro si è detto una 7. cosa. Hanno lasciato libero Renekton. Summit è molto forte nell'avere una winning lane. Quindi vai a prenderti il re delle winning lane. E attenzione! Piccola nota. Fate può giocare anche Renekton se vuole, Assolutamente, hai fatto bene a ricordarlo. Questo è un flex pick molto complesso da gestire per gli Africa Freaks. Tra l'altro, diciamolo, quale miglior counter pick a 7 di Renekton? Bye bye scudo dell'Haymaker con una W impowerata. È letteralmente uno dei più duri counter a 7. Lasciare aperto 7 a giudicarsi Kalista e Renekton mi strapiace. Questa è la definizione di draft edge e siamo solamente al secondo pick, signori. Dovunque vada questo set, verrà messo Renekton. Non importa che sia in mid nelle mani di Fate, perché lo gioca egregiamente. Non importa se va top nelle mani di Summit, perché lo gioca egregiamente. Questo è un pick che va rispettato. E al minimo cambiamento di draft, sono già pronti a cambiare a loro volta le proprie selezioni. Sandbox, non banni più Renekton, ma banni Leona. Ecco che Renekton te lo proponiamo ed è pronto a rendere un inferno la vita di quel set. vedremo se ci riusciranno in questo caso. Iniziano le seconde fasi di ban. Un altro support tolto dalle mani dei vari team. Via Rakan. Lee Hans e Leo lo sanno molto bene giocare. Soprattutto Lee Hans, ottimo giocatore di questo campione. Va via Gnar. Così che Renekton sia molto più
indirizzato verso quella topside, perché sanno che Gnar contro Seth potrebbe essere un ottimo matchup proprio per il piccolo Yordle. Sì, è un po' rotto adesso lo schema di prima con Summit Gnar e un Renekton che diventa sempre più probabile trovi casa in top lane, ma Summit è un giocatore di grande esperienza, potrebbe davvero tirar fuori anche Irelia. Quindi non c'è un modo di porre un freno alla sua champion pool. Ricordo una delle più assurde vittorie dei Leaf Sandbox nello scorso split, una base race all'ultimo autoattacco utile proprio dell'Irelia di Summit a risolvere una complessa partita, se non ricordo male, contro gli Unalive in favore dei Leaf Nocturne. Sandbox. Vediamo come si apre questa seconda tornata. Fanno molto bene gli Africa Freaks a occuparsi di Gnar e Nocturne andandoli a bannare perché potrebbero essere delle validissime alternative per l'una e per l'altra corsia individuale. Vediamo se già i Leaf Sandbox vorranno rivelare le carte, non lo fanno, vanno a giudicarsi un portentoso compagno di corsia per questa Kalista e c'è già dell'ottimo materiale per la ulti di Sylas che potrebbe andare a prendere il Dominus di Renekton, che potrebbe andare a prendere le resistenze di Alistar, la sua volontà incrollabile. Questa sarebbe un'ottima scelta. Prima fanno Nautilus, dicono ok. Continuiamo a pensare. Che se Veramente. fosse Sylas pick per gli del sandbox, ora che l'hanno overato così a lungo e che effettivamente è così buono, no, c'è comunque la selezione Allora, per i Freaks, attenzione, quindi lo l'idea possono potrebbe essere prendere. buona, eh. Però Lee Hans, qui secondo me, gli Africa Freaks hanno detto lo giochiamo? E Flo dice fammi pensare. Manca giù. Fammi pensare, ok, picchiamo un attimo se poi vediamo. Lì sì, nella scelta. Ed è Effettivamente anche Lee Sin era giusto. molto forte. No, ma anche per un altro motivo. Tu hai già un output di danno magico da parte della giungla. Quindi vuoi variare e mettere due output di danno fisico nelle solo lane. Sì, sicuramente Sylas sarebbe stato un pick fantastico, ma dici bene, la mistura di danni poi risulta un po' troppo, forse AP centrica. No, credo, no, avrebbero comunque mantenuto un buono schema. Sai, mi piaceva tantissimo. Wow, Oh. l'hanno fatto davvero, l'hanno fatto davvero. L'idea partita dall'over degli Africa Freaks si tramuta nella soluzione per la corsia centrale di Fate. Non arriva il pick di Sylas per gli Africa Freaks e mi sarebbe strapiaciuto perché volevano porre un freno a quelli sin. È un pick che funge da ban, se vogliamo. Sylas andava bene per gli Africa Freaks quanto Lee Sin. Per i Sandbox invece andava bene quasi esclusivamente Lee Sin, almeno sulla carta. Dopodiché si accende la lampadina. Arriva effettivamente la selezione di Sylas per i Leaf Sandbox. Va a dare un altro output di danno AP, ha delle buone ulti da andare a sottrarre con il calcio del Dragon Ascente, con il rivelatore missilistico, con la Powerbomb, con il colpo d'ancora di Nautilus. Davvero grande ben di Dio dal quale attingere per questo Sylas. Ancora una volta con posizioni molto forti in teamfight, forse un pochino più di enfasi nella fase di corsia per i Leaf Sandbox, che potrebbero però appunto utilizzare questo boost al proprio early game per chiudere i giochi molto in fretta. Vedremo se sarà così, perché qui la partita si fa incandescente, super interessante in questo caso. Io sono sincero, non vedo l'ora che parta questo match, che si vada sulla land degli evocatori. Summit contro il suo avversario. Quel Renekton fa molta, molta paura. Kin dovrà essere bravo a giocare intorno al coccodrillo di Shurima. Uno dei due fratelli, l'altro era Nasus, ma ora non si parla di fratellanza, si parla della landa di evocatori. E naturalmente è il vostro momento. AF Win, LSB Win. Chi vincerà? Sono in difficoltà. L'intuizione del Renekton è troppo, troppo good, ma le statistiche dicono Renekton uno dei pick più brutti del meta, visto che ha il 10% di win rate. Non mi lascio abbindolare però da queste statistiche assolutamente falsate. Questo è un Renekton che può veramente rendere la vita di Seth un inferno. Io sinceramente farei il possibile per accoppiare Renekton a Seth, ma non vedo ancora uno swap avvenire. Seth si è fatto vedere in corsia centrale, così come Fate si è fatto vedere in corsia centrale. Io non accetterei questo accoppiamento. Andrei a forzare Summit in mid. Non te lo so dire, sai, sono
Dubbioso, non lo so, aiutami te a dire un qualsiasi tipo di frase, perché lì Kin contro Summit, se si continua su questa tipo di leaning face, è più un discorso del capire chi avrà la meglio nelle prime azioni. Sì, sulla fase di corsia, eccola qua la statistica. 1 su 10, 1 su 11 game disputati, 9,1% di win rate. Sul livello 1, secondo me, è proprio sprecato Renekton. Sui primi livelli, in realtà, perché Lee Sin ha praticamente doppia abilità, no? Quindi è difficilissimo metterlo in difficoltà ai primi livelli. Infatti, ecco che Kin si impone sulla prima ondata, guadagna istantaneamente priorità e guadagnerà quindi anche il beneficio del livello 2 più velocemente del proprio avversario. Al contempo. Avrebbe fatto un grandissimo lavoro Renekton nei confronti di Sett, annullando nello scudo di Haymaker con la W impowerata, quindi un matchup proprio classico counterpick, un'interazione dell'abilità che vede stravincere Renekton. E non credo avrebbe fatto così male Fate nei confronti di Lee Sin, perché gode di un ottimo sustain, quindi anche su un tentativo di all-in subito da Lee Sin di Kin Aspetta. avrebbe risposto molto bene. Qui Dread sta provando, c'è anche Effort e Prince che vogliono chiudere. Decide di scappare in questo momento Fate. E anche Dread non vuole rimanere nella giungla avversaria per fightare. Quindi si riesce a prendere un piccolo ritorno in farm da parte di Leo. C'è il rischio, eh? Il rischio è come? Non lo so. Allora, da un lato è vero che comunque Lee Sin avrebbe messo in difficoltà Fate su il suo Sylas, però non lo so, è comunque una mid lane che sta giocando un po' sui talloni. In ogni caso è un Sylas che contro Sett o contro Lee Sin soffre ed è chiamato a giocare in modo abbastanza passivo. A questo punto, ripeto, avrei speso il mio pick proattivo, quello che vuole vincere la corsia, nel migliore dei matchup possibili, cioè Renekton contro Sett. Detto questo, però, non impuntiamoci, torniamo a parlare anche un po' di cosa accade nel resto della mappa. La botlane è praticamente uguale a prima. È un Prince che al suo fianco ha un support da ingaggio molto forte, con il quale può costruire gran gioco e guadagnare priorità per i primissimi draghi. Mi aspetto grandi cose da questa botlane, grafico dei gold, che però sta premiando appunto la collocazione delle corsie effettuata dagli Africa Freaks. Oh, arriva anche il teletrasporto. Summit prova a giocare intorno. C'è anche il teletrasporto da parte dei giocatori dei Lee Sandbox. Vediamo subito l'azione. Primo sangue, Sylas è stato completamente distrutto. Mamma mia, signori! Esatto, fanno molto bene gli Africa Freaks ad approfittare di questo Renekton messo in difficoltà. Non sarebbe dovuto andare così. Non sarebbe assolutamente dovuto andare così. Con un Renekton accoppiato alla mid lane, probabilmente questo dive l'avrebbe subito Sylas soltanto e magari un Summit che corre in soccorso del proprio compagno fresco di un matchup decisamente più facile come quello contro Sett in mid lane avrebbe potuto dare un avvio di partita un pochino meno rovinoso ai Sandbox, che però sono tutt'altro che fuori dai giochi. Hanno ancora quel beneficio della botlane, almeno sulla carta vincente. Hanno un 2-0 però su Rumble gli Africa Freaks. È decisamente un boost importante quello che ottiene il jungler degli Africa Freaks Mio Dio. Dread. Vediamo il dive, il teleport arriva anche piuttosto puntuale. Summit è costretto sotto torre, le due istanze di E e Sylas a farne le spese. Non basta la W empowerata di Summit a condannare al focus della torre uno dei avversari. Dread flasherà al di fuori del range della stessa. E adesso chi lo contesta Dread in invade? Credo nessuno possa, soprattutto perché la mid lane è losing side. Mamma mia, gli Africa Freaks trovano subito il primo tassello che mancava per trovare una possibilità di livello 6 per Kin, mentre dall'altra parte Summit è ancora a livello 5. E il drago è facile preda per i giocatori di Africa Freaks. Ebbene sì, stavolta non importa la priorità che in bot possono avere Prince ed Effort, importa che la mid lane di Fate è totalmente soggiogata al controllo di Fly e del suo set. Summit, ricordiamo che uno dei più recenti cambiamenti che ha subito Renekton è un importante nerf al sustain che ottiene utilizzando la Q sui minion. Non per questo sta scendendo troppo di priorità in draft, ancora i team ne hanno molto rispetto per quanto abbia solo il 10% di win rate, 9,1, anzi, oh, hai
Ricambia il trade di Fate. Dicevo, per quanto abbia solamente il 9,1% di win rate, resta tra i campioni che hanno il pick ban rate più alto in assoluto. 95,8% presenza in draft all'inizio settimana. Probabilmente con la giornata di ieri questa stazza è anche aumentata. È un campione rispettatissimo ed effettivamente pochi campioni riescono ad essere così brillanti sin dalla fase di corsia quanto Renekton. E soprattutto è un flex pick tramite top in questo meta. Quindi molto insidioso aprire una draft con Renekton e lasciare al buio i tuoi avversari che devono fare i conti con un bullo da corsia senza sapere dove questo vada. Kin decide di non rischiare, non so, non lo vede, non vede, non vede. E questo potrebbe essere molto buono. Il Dominus che arriva vorrebbe provare a prenderselo con il flash. Ottimo Eccoli lì pick. che entrano. Ottimo Croco. Ora viene preso. Kin utilizza il flash, verrà stannato. No, però i danni arrivano. Liberatore missilistico. Oh mio Dio, potrebbe Wow, rientrare nel fight. Non ci riescono. Oh mio Dio. quante risorse impiegate dai sandbox per lanciarsi all'inseguimento di Kin, molto bravo a spaziare, in particolare quell'insta kick sul accorciamento delle distanze da parte di Summit è stato provvidenziale, in tutto questo Prince è da solo e la wave tra l'altro è leggermente in slow push, quindi molto presto potrebbe trovarsi tagliato fuori da un freeze, no, cambiano piano. Vanno invece per un push importante, così che possano guadagnare controllo nella giungla nemica. Forse sta proprio orbitando da quelle parti Dread, ed è imminente un suo invade, quindi gli preparano la tavola. E vediamo l'azione Summit in avanti, flash W durante la durata dello stordimento. Kin si è riuscito a togliere di dosso gli avversari. Questa è una W sulla quale Effort non va a chiudere perché c'era il War Jump sul minion, quello che ormai chiamiamo War Jump, è un jump e basta in questo caso. E quindi Kin riesce a fare lo slalom tra i controlli dei sandbox e viene poi tratto in salvo dal livellatore missilistico di Dread, che fa una buona zona di difesa per il proprio top laner. Messaggero della Landa ottenuto, priorità in bot lane riacquisita da Kalista. Deve stare attento però a fare il bullo. Qui, questa è una situazione un po' più one-sided rispetto a quella che si era vista degli Africa Freaks contro i Sandbox nel game 1. O Parte almeno male il game, sì. è partito molto male. Non è come in precedenza che dicevi, pare che può esserci una possibilità di recupero. Vedendo questi teamfight, queste skirmishes, queste battaglie fra i due team, tiene a dire gli Africa Freaks sembrano avere più voglia, mettiamola in questo modo, per non dire parole che potrebbero essere bippate. Frustino è arrivato intanto nell'inventario di Fly, che beneficia di due assist in più nel suo avversario. Buono lo spostamento di Fate con il quale distogliersi dalla porzione centrale dell'Haymaker di Sett, che sarebbe stato particolarmente doloroso. È un matchup dove effettivamente Sett ha un po' l'imbarazzo del riuscire a connettere con l'Haymaker. È più bravo a reagire all'engage di Fate, perché avrebbe a quel punto già maturato un po' di grit per la W e andando a effettuare le facce sfasciate avrebbe poi l'avversario stordito sul quale abbattere i danni puri dell'Haymaker. Qui in questo caso Fate continua a farmare, più o meno siamo alla pari, non c'è grande differenza. La differenza la fa il top laner, 15 minion di differenza fra loro due, mentre in corsia inferiore Kai'Sa sembra avere vita molto più facile, non è più quella lane molto noiosa, quella che vedevamo contro Leona e la stessa Kalista. Però vedremo andando avanti se Kalista troverà un punto nevralgico, un momento di spicco, ecco. Sì, Effort si è dedicato molto ad altre corsie e questo ha dato terreno fertile per Leo e Lehens. Preoccupato un po' di questa onda sonica, che però Summit scansa brillantemente. C'è l'engank di Croco. Croco A vuoto la non sua kill. entra. Sì, vuole solo far capire che non possono levare Summit, infatti chiuderanno senza problemi su questo Herald. Darà solo la capocciata, nulla più. Ma almeno possono dire di riuscire a bloccare un tentativo di dive da parte proprio di Africa Freaks. Effort tutto solo, prende un bel po' di danni e questa non è la buona notizia. Devo dire che non solo era molto buono il binomio Kalista Leona nello scorso game, vista la lama dello Zenith, che è un ingaggio, se vogliamo, un pochino più low budget e low risk, più difficile da far passare di una testata di Alistar con Nokap annesso.
Se è Drago, e sarebbe il secondo per gli Africa Freaks che dubito possano venire contestati. Ci provano invece. Ci provano, liberatore missilistico che arriva, la ultimate da parte di Lienz, chiamata del fatto molto buona, Ottima entra all'interno trazione! Fate, ottimo anche la ultimate da parte di Fly che prova a fermare una prima uccisione, arriva proprio da parte sua, Summit all'interno con il Dominus, non potrà fare niente, trovano una kill sul mid laner di Africa Freaks, ma alla fine sarà un 3, anzi un 2 per 1. 2 per 1, ok. Immolano Summit ed Alistar, che sono i campioni più in difficoltà al momento, in cambio di un'uccisione di Fate su Fly. E potrebbe non essere finita qui. Oh, prova ad entrare però in questo momento. Kin prova un ingresso veramente truffaldino. Riesce a salvarsi, riesce a non farsi prendere troppo dalle spell degli avversari. Ma qui stava rischiando grosso. Infatti, sta arrivando anche Effort. Non so quanto effettivamente abbia giovato agli Africa Freaks. Ok, raccolgono un'altra kill su Rumble, raccolgono una doppia uccisione in cambio di una di nuovo. E il drago. Non meno importante aver ottenuto il secondo drago. Però, visto quanto disperato era lo scenario per i Leaf Sandbox, credo che tutto sommato non ne siano usciti troppo scontenti. Fate trova un'uccisione molto buona nei confronti di Fly. Un po' esagerato forse il voler ingaggiare in 3v4, forse tardivo il teleport. Devo dire che però tutto riesce nel migliore dei modi. Lienz è costretto a flashare al di fuori, ovviamente Fly con Laymaker trova il one shot praticamente nei confronti del povero Effort. L'inseguimento di Fate nei confronti di Fly è vincente per l'uccisione, come dicevo poc'anzi. L'altra vittima a cadere è appunto poi Renekton Summit, che si trova ora sullo 0-2-0-0-0-3 con Gordrinker già concluso per Keen. Questa è una top lane che si è messa veramente malissimo. Io continuo a pensare al lane assignment da parte dei Sandbox. Continuo a rimuginare su quanto meglio avrebbe performato questo Renekton nei confronti del set nemico e di quanto non sarebbe cambiato troppo a Fate trovarsi contro Lee Sin piuttosto che Sett. Sai, queste sono cose che in questo momento vai un po' a pensare, non so. Boh, bel punto di domanda. Rimango dubbioso perché dici, vuoi far sì che Sylas abbia una laning phase forse più semplice, forse, ma poi vai a vedere i minion, non è stata così semplice, quindi non saprei. Set così come Lee Sin sono Summit al 10, soggetto a un gran fuoco. Ok, le due istanze di elo traggono in salvo. C'è l'ingaggio su Lienz. E infatti, in questo momento Prince va a mettere tutti gli anni di questo mondo. Lienz viene Bravo fermato. Lienz. Bravo con la possibilità, ma Oh, Sebast. quante lance vengono messe nel corpo? La lacerazione non è che lacera il corpo, l'anima direttamente. Esploso Lienz con quel burst di danni Prince ed ecco di cos'è capace questo campione e perché si debba rispettare il suo danno sin dall'inizio della fase di corsia quando può beneficiare di un support da ingaggio. Buona la copertura, qua si è visto Fly muoversi evidentemente perché Proco va a fare match del roaming del midlaner nemico, in tutto questo Fate sta farmando indisturbato ed è da qui che devono ripartire, da un'ottima posizione nel game di Prince e di Effort, da un Fate comunque che ha ben assorbito la fase di corsia contro Sett, trovando anche un'uccisione nell'ultimo fight. Vediamo il replay, l'ingaggio di Effort puntuale, la combinazione Headbutt e Pulverize, testata e polverizzazione, com'è in italiano? Non lo so, Etruria, dimmi tu. Polverizzazione, sì. Mi Polverizzazione, ok, io sento sto quasi pian come piano. Karren. Quando non ti ricordi di ogni abilità, la chiedi a me. Mi sento Karren in questo momento, anche se non sono al suo Io livello. sono plagiato dall'inglese, non me ne vorrà il pubblico, ma anni Va di bene, client in inglese tranquillo. non si tolgono facilmente. Comunque, combinazione a segno e Lienz che viene falciato da Prince dal suo burst di danni con la lacerazione. Livello 11 per Fate, così come per Fly. Quindi tutto sommato, sì, rialza la testa e i danni sono stati abbastanza contenuti. Arriva al livello 11 per Renekton, che non avrà vita facile in sideline contro Lee Sin, però è schiacciato in T2 ad accogliere l'ondata. Non so quanto voglia pensare al freeze. Potrebbe addirittura giocare in modo un pochino più passivo, andare a congelare l'ondata, essere sicuro di non essere esposto al focus di Lee Sin. Ma vuole evidentemente spingere, perché tra poco il teleport sarà up e con esso anche il drago, quindi velocemente ripulisce l'ondata, così come Kin sta rivolgendosi verso il drago, farà summit. Va a chiudere il suo succhiasangue e molto presto c'è una battaglia che sta
mettendosi in moto in questa porzione inferiore della mappa. Sono in 4 i giocatori Africa Freaks, anzi sono in 5 i giocatori Africa Freaks. L'ingresso c'è anche Kin, potrebbero provare a rientrare, effort avvenente a poco HP. Arriva anche il calcio del drago, kill semplice. Decidono di non andare all'in i giocatori degli Sandbox. Credo debbano già desistere, quello era un importantissimo strumento di ingaggio per loro, era una buona combinazione con l'attrazione lunare, la combo Headbutt Pulverize di Effort. Perdendo Effort perdono un'importante frontline, la più robusta a loro disposizione al momento, visto che Renekton è ancora in difficoltà, così come lo è Fate. E buono livellatore rubato da Fate, inibisce il tentativo di push con messaggero, ma comunque la testata andrà sulla torre. Qui Summit ha utilizzato il Dominus proprio più per far paura che altro. Infatti sono rimasto abbastanza stupito da questo. 4 gli assist per King in side lane, è una presenza veramente ingombrante. Non mi stupirei addirittura di vederlo premere nei confronti di Prince in barba alla presenza di Effort. Sarebbe davvero assurdo, ma più che mai plausibile vedere Kin andare a picoffare la di carry nemico in un istante con Insec a isolarlo. Qua proprio Effort sceglie male i tempi del face check nei confronti di quel Bush, si trova un terzetto contro che non gli lascia scampo. 900 danni di Kai'Sa, 800 circa di Lee Sin, se non ho visto male prima. Sull'infografica del teamfight ed Effort viene istantaneamente messo KO per un 4 contro 5 che i Lee Sandbox non possono permettersi. 3 draghi a 0, situazione ribaltata, una torre a 0 soltanto. Grafico dei gol in realtà non troppo disperato per i Lee Sandbox, che però non hanno più quell'elemento risolutivo del teamfight nello Knar di Summit, che stavolta non è permeato nella draft, non è sopravvissuto ai ban degli Africa Freaks. Ebbene no, infatti in questo caso i giocatori Africa Freaks vanno a prendersi anche la seconda torre, il vantaggio che aumenta sempre di più per i giocatori degli AF. C'è veramente da pensare un po' a cosa possono fare di Sandbox per rimettere in piedi la partita al 20° minuto. Essere sotto di 5.000 gold fa proprio pensare a quello che può essere il futuro di questo team. Ora Summit prova a fightare contro Kin, molto bravo a giocare, ma parliamoci chiaro, qui è una situazione che non è che stia andando per le migliori. No, no. Se non altro non è così compromessa da impedire ai Sandbox di provare a combattere. Ecco, hanno comunque un paio di abilità chiave con cui possono svoltare teamfight nell'attrazione lunare di Diana, con possibile follow-up di rivelatore missilistico di Fate sottratto a Dread. E Summit comunque ci ha ormai insegnato che questo Renekton non sia un campione tanto facile da tagliare fuori dal game. Oh, caccia del drago, anche istinto omicida. Hai detto la parola giusta, bullismo. Sì, sì. Purtroppo Renekton è veramente messo in difficoltà da queste continue interazioni della giungla nemica. Vanno a impedirgli di tornare in partita. 17 CS di svantaggio nei confronti di Kin non sono che parte del problema. Penso ci sia anche un divario di livelli a questo punto, visto che è la terza volta che viene condannato al Respawn Time Summit. Croco non sta riuscendo a trovare un freno alle iniziative di Dread, che ora è sul 3-0-1. 4 su 6 le sue partecipazioni, 5 le partecipazioni per Kin. Quindi a testimonianza di quanto Dread e Kin lavorino sempre mano nella mano in sinergia. Summit ne sta facendo assolutamente le spese. 40 CS di vantaggio anche per Dread in confronti di Croco. L'unica ancora di salvezza pare essere quella botlane di Kalista Prince, che però sappiamo cederà qualcosa poi nelle ultra late game. Sai, qui è una situazione un po' triste come quella che sta avendo in questo momento Effort. Viene richiamato con la chiamata del fato, rimarrà in vita, ma non riescono nemmeno a tenere la loro parte di giungla. Non devono mollare la presa sul game, perché il vantaggio di gold non è assolutamente disperato, torno a ribadire, e non hanno un tipo di comp che viene assolutamente indiscutibilmente outscalata. Anche nelle fila degli Africa Freaks ci sono dei campioni che hanno abbastanza la data di scadenza. Ecco, se non altro, però questa volta i Freaks possono disporre dell'elemento Rumble per il late game
di quel cooldown veramente impietoso che è il liberatore missilistico Summit, messo ancora una volta alle strette da Keen, 2/3 dei suoi punti vita svaniti in una rotation. Fa abbastanza piangere questa cosa per i giocatori degli sandbox, perché il loro top laner, quel coccodrillo che noi stavamo amando sotto sotto, non sta riuscendo a fare veramente tanto bene. Ora riesce a comprarsi le scarpe, proveranno ad aggredirlo, c'è anche il teletrasporto. Qui è parola fine, perché vediamo gli sandbox che stanno giocando veramente male, giocano in maniera diversa. Gelo perenne, Leo troverà la kill, provano ad entrare anche con la trazione lunare. Potrebbe essere abbastanza o forse no. C'è Priest che continua a girare da una parte all'altra, ma viene preso, viene braccato senza se e senza ma. Un'altra uccisione proprio su Sylas. Wow. L'ultima che arriva è quella su Kalista. Rimane solo Crocco ed è carneficina. Ed è praticamente GG perché possono fare molto rapidamente Drago into Baron e andare poi a spingere per il colpo del KO. Peccato, peccato davvero. Grande fan della scelta del Renekton, torno a ribadire come sia stato veramente messo in difficoltà dal lane assignment. Quella che era stata un'ottima intuizione della draft. Ricordiamo come è andata la draft mentre intanto scorrono le immagini del replay. La draft era andata con la concessione del lato blu per gli Africa Freaks, o meglio, se lo prendono gli Africa Freaks, l'apertura di draft degli Africa Freaks con il lato blu è il Power Pick di Rumble. Le due selezioni lato rosso dei sandbox sono, se non ricordo male, Kalista Renekton, in previsione del lock probabile di Sett, che avrebbe giocato dritto dritto nella trappola dei sandbox, visto che l'interazione tra l'Haymaker di Renekton e la W, pardon, l'Haymaker di Sett e la W di Renekton vede lo scudo cancellato e quindi rende molto vulnerabile Sett, che a quel punto ha già subito tantissimo danno e sta effettuando l'Haymaker come strumento di disingaggio a quel punto, come ultima disperata botta di danno con la quale spera di porre fine al fight. Ebbene, quello che succede è che sulla selezione di Sylas, parte dei Leaf Sandbox in chiusura di draft, il lane assignment va a sorprendermi parecchio. Summit viene schierato in top con Renekton contro Lee Sin. Sylas viene schierato in mid lane contro Sett. Questo fa sì che Renekton non abbia il migliore dei due matchup possibili e che la situazione per Sylas non cambi di troppo, visto che comunque in ogni caso avrebbe dovuto avere a che fare con un bullo da corsia, quale Lee Sin o quale Sett. Questo mette Summit in grossa difficoltà all'inizio della fase di corsia, visto che il matchup con Lee Sin comunque non è semplicissimo. I primi livelli di Lee Sin sono oppressivissimi, visto che ha praticamente due abilità, mentre l'avversario ne ha una soltanto. Finiscono Summit e Sylas con quindi Summit e Fate con il mordere l'esca degli Africa Freaks che vanno ad arrivare top. Due uccisioni per gli Africa Freaks e le solo lane sono praticamente già finite, perché già erano in vantaggio per identità del matchup Lee Sin su Renekton e Sett su Sylas. Con una kill per parte vanno ancora di più a snowballare. E eccoci qua, 4 draghi a 0. E partita assolutamente nelle mani degli Africa Freaks, con dei sandbox che ora sono sotto di 10k, sotto di un'anima, sotto di torri, e che sono chiusi in base a vedere il game pian piano scivolare sempre più dalle loro mani. E scivolerà ancora di più, infatti Kina sta Sì. aspettando il momento che la torre viene distrutta per continuare la pushata della corsia centrale, mentre invece ora provano l'ingaggio con effort, il liberatore missilistico contro l'altro liberatore missilistico, gelo perenne per rallentare l'ingresso di Fly. Ma quello a cui è servito questo liberatore missilistico da parte degli sandbox tramite la violazione è stato quello come il 2DP che quando briscola è cuori e devi lasciare una carta a caso. Parlavamo prima di briscola, ebbene, questo è veramente l'esempio lampante. Sull'inibitore, sui due inibitori mid top. Presto o tardi arriverà l'ingaggio duro e frontale degli Africa Freaks, contro il quale credo possano ben poco i sandbox. Non godono di grande poco con il quale preparare il fight. Infatti arriva subito. Fly mette il danni su Summit, lo bloccano, lo mettono proprio tutto per loro. Prendono anche Effort con la sua ultimate per provare a rimanere, per essere più duraturo. Mentre Leo trova la prima uccisione, la seconda da parte di Fly. Riescono senza problemi a trovare uccisioni, kill. E ora torri, inibitore probabilmente Nexus. Zero chance di rispondere. Davvero degli Africa Freaks cinici e cattivissimi nel lavorare attorno a questo quadrante. Giunga top mid. Non c'è davvero nulla da fare. Troppi danni, troppi danni. Un ultimo tentativo disperato di Fate. Ma siamo a game 3, ladies and gents, dopo un contesissimo game 1, un super stomp degli Africa Freaks. E ahimè, davvero uomo quale sono,
ammetto di aver investito dei punti canale su questi Sanders e di averli perduti. Piccolo segreto, io ci ho puntato anche a 100 punti, quindi davvero? La mia Kryptonite continua a essere Kryptonite. Sei serio? Ebbene sì, serio. Ok, ora so che devo guardare se c'è una puntata di Etrurian da una dall'altra parte e astenermi dal puntare, perché non è possibile. Non è possibile. È la seconda volta, Wally, mi dispiace. Due volte in vita mia ho sbagliato un pronostico, due volte c'era la Kryptonite di Prediction Man. E va bene, ok. So che non devo puntare quando c'è Etrurian a cocastare con me. Va bene, preso nota. Va bene, ti perdonerò per questa volta perché non te l'avevo detto in precedenza, lo ammetto. Ma chi non bisogna perdonare sono i Lee Sandbox, che dopo un primo game che ci ha fatto emozionare, un game 2 dove non si sono nemmeno presentati sulla landa degli evocatori. Le scelte potevano essere giuste, potevano essere interessanti. Ripeto, Renekton l'ho acclamato a gran voce perché comunque è un ottimo bullo da corsia, ma non sono riusciti a far funzionare il coccodrillo. Ormai sembrava quasi che avessero creato al posto del coccodrillo una bella borsa di Louis Vuitton, visto che c'è anche la skin di Louis Vuitton nel gioco. Purtroppo la selezione, che di nuovo dalla draft mi era piaciuta moltissimo, di Renekton in vista del pick di set, non ha poi trovato la traduzione nel lane assignment che mi auspicavo, appunto Renekton contrapposto a set. Il che ha messo in difficoltà entrambe le solo lane, difficoltà che si è tramutata molto in fretta in uno svantaggio enorme, anzi incolmabile. 16-2 è un risultato veramente pesante, dopo un game così conteso come quello d'apertura di questa best of 3 non posso che parlare di Draft Edge. Draft Edge che sembravano aver guadagnato i Sandbox con questa selezione preventiva del Renekton in vista del set nemico, e invece no, non è di tutto questo stato possibile. Ecco, forse a mettere un po' i bastoni tra le ruote ai Sandbox è stata la selezione di quel Sylas, perché condannava un lato debole, non importa quale, ma verosimilmente contro Lee Sin e Set stai giocando un lato debole. Pochi pick possono opporsi a questi due campioni. Per quanto riguarda Set, l'ideale sarebbe potuto essere il ricorso a un Lucian che però era stato bannato, e quindi i tiratori da corsia centrale disponibili non erano rimasti, a meno che non si volesse ricorrere a un'improbabile Tristana che appartiene un po' a un meta passato. E quindi in un modo o nell'altro Fate si trovava a dover selezionare un midlaner che facesse i conti con uno tra sette di Sin, compito non facile. Si appoggiano a Sylas, il risultato è quello che avete visto, una fase di corsia sui talloni, alle corde, col fiato corto, a dover inseguire un set e un Lee Sin che sempre più aumentano il proprio vantaggio e la propria esperienza. Con questi campioni non si può veramente giocare da attendisti, prendono il largo in modo tale che non puoi più recuperare. E il fatto è che in game 3 voglio vedere se succederà qualcosa, gli Sandbox potranno decidere il loro side selection, quindi dove iniziare sulla landa di evocatori, se nel lato blu o nel lato rosso, e iniziare al lato blu forse potrebbe essere la soluzione, perché se nel game 1 sei riuscito con un'ottima draft a pareggiare e vincere nel 5 contro 5, andando avanti si è visto come lì, come gli Africa Freaks hanno cambiato alcune meccaniche. Kane, il coach degli Africa Freaks, ha dato al quintetto un team di tutto rispetto che poteva tranquillamente vincere e convincere. Assolutamente, e poi ecco, non è andata disastrosamente la botlane come era invece successo nello scorso game, perché ricordiamoci che l'avvio di corsia per gli Africa Freaks in corsia inferiore appunto era stato decisamente altalenante. Poi Leo è stato bravo a ritrovare la retta via e essere assolutamente impattante, ma qua c'è stata una combo di effort sbagliata. È andato a Leadbutt senza riuscire a seguitare con il Polarize. Ecco perché è riuscito a scappare Kim. Quindi sì, niente duo kill in botlane, solo un lampo qua su Lee Hans colto fuori posizione, ma non è stata una botlane dominante per i Sandbox come lo era stata nell'early game di game 1. Nessuna tregua per Summit, che viene inseguito fino a casa propria, chiuso nell'armadietto dopo essere stato picchiato dai bulletti. Purtroppo non c'è stata veramente partita per questo Renekton, che vede le sue statistiche precipitare ulteriormente. 9.1% di win rate prima di questo game, quindi un 1-10, 1-11, non è esattamente il mio forte la matematica, ma credo siamo forse alla conclusione del ciclo di presenza in competitivo di Renekton per questa 11.12. Effettivamente quell'identità di campione così prevedibile e monodimensionale
sembra star trovando soluzione nelle draft avversarie e credo sia davvero il caso di perdere un po' di priorità su questo pick, lasciarlo un po' più spesso open e irrispettato, a meno che non lo si voglia davvero spendere come counter pick di set, dove resta assolutamente valido secondo me. Purtroppo non è stato lane assignment di questo game, continuerò a rammaricarmene fino alla fine dei tempi. Andiamo a game 3 e vediamo se ancora una volta Renekton rimarrà nella sfera della draft o se verrà finalmente lasciato al dimenticatoio. Vedremo se sarà così, perché in questo caso bisogna dire che gli Sandbox hanno veramente bisogno di un cambio totale di draft. Hanno provato a giocare sullo stesso quintetto, simile almeno in parte, non trovando però lo stesso risultato. Sicuramente Gnar era un ottimo sacco di canne che si metteva di fronte alla frontline degli avversari, diceva: voi volete passare? Non potete toccare Prince, perché arrivo, wall splat e vado direttamente a bloccarvi. Oppure avevi comunque in mid lane un campione come Lee Sin, calcio del drago, vuoi andare a togliere fuori dal team fight il bottom laner avversario, calcio del drago, lo allontani, non gli permetti di muoversi, festa finita. Insomma, non c'erano tutte le carte che abbiamo visto nel game 1, e quando hanno provato a rigiocare nello stesso modo con campioni diversi non c'è stato il solito risultato, anzi è stato peggio di quello che tutti noi ci potessimo aspettare. Sono d'accordissimo, effettivamente non sono nemmeno arrivati a giocarsi quelle carte in team fight, perché è stato opprimente il lavoro che ha fatto in giungla Rumble, potendo contare su due bulli da corsia quali gli Sine Set, che non hanno lasciato scampo agli avversari di corsia. E da quel quadrante nord così snobollato e dal quadrante sud con la botlane che non aveva subito il gioco di quella Kalista come in game 1, sono riusciti a imbastire un teamfight vincente dietro l'altro fino ad annichilire la formazione rivale. 16-2, 4 draghi a 0, Nexus e game 3. Andremo quindi al game 3 subito dopo la pausa. A tra poco.